Buongiorno a Tokyo, sentite le cicale alle mie spalle, vuol dire che siamo vicino a un giardino e oggi andiamo a vedere uno dei giardini più belli di Tokyo, il Rikugien. Il giardino risale al periodo Edo, voluto dalla famiglia Tokugawa, e il giardino è stato progettato per rappresentare 88 luoghi presenti nei poemi giapponesi. Tutto quello che si vede qui è artificiale, tutto è studiato nei minimi dettagli per riprendere i luoghi raccontati nei poemi Waka, ed è veramente incredibile perché, come sempre accade quando si è a Tokyo, vedere un giardino di questo genere all'interno della città circondato da grandi edifici, palazzi, sentire fuori leggermente solo i suoni delle auto è veramente incredibile. Devo dire, già dalle prime cose che ho visto, questo va nel primo posto nella classifica dei miei giardini preferiti di Tokyo. È bellissimo. Questa è la prima volta che torno in Giappone a luglio dopo ben 4 anni e mi mancava questa atmosfera con le cicale in sottofondo che fanno un casino terribile. Confermo, il Rikugien è sicuramente il più bel giardino tradizionale che potete vedere a Tokyo, o almeno tra quelli che finora ho visto, perché è veramente fantastico. Avete visto le immagini, la volontà della famiglia Tokugawa di ricreare le viste presenti nei poemi giapponesi ha dato a questo giardino piccolo ma denso di immagini da poter fare foto, video. È veramente bellissimo, poi d'estate con le cicale ancora di più, ma credo che ci tornerò in autunno per vedere come cambieranno i colori. Qui si conclude questo video, vi do appuntamento al prossimo. Come sempre commentate, condividete e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettete un bel like. Ciao!